Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi metteremo a confronto make-up costoso verso super economico. Ho appena finito di selezionare il tutto e spero di aver trovato prodotti molto simili. L'unica cosa che ho fatto sono le sopracciglia, quindi inizieremo subito dalla base senza primer, quindi iniziamo subito a secco, così col fondotinta. I due fondotinta che metteremo a confronto sono il Clinique Live and Better Clinical Serum Foundation con SPF 20 con l'All Matte Shine di Catrice. Questo è economico, questo è costoso. Euro più euro meno, siamo intorno alle 45 euro per il Clinique e intorno alle 7-8 euro per il Catrice, quindi una bella differenza di prezzo. E andiamo a stenderli su metà viso. Ok, ho messo un pochino di fondo da questo lato. La tonalità che utilizzo è la numero 40, se non sbaglio. Sì, si chiama CN40 Cream Chamoise. Questo fondotinta è spettacolare, sinceramente è proprio un fondo super meraviglioso, ve l'ho recensito in un video dedicato e all'interno anche dei sieri di skincare che vanno a contrastare le macchie, bellissimo per chi ha la pelle grassa ma anche per chi ha la pelle misto secca, cioè bello. Mi piace un sacco e poi pochissimo prodotto copre bene. Lo sfidante, cambiamo pennello, lo sfidante è il Catrice All Matte Shine Control Makeup 18 ore oil free con Every Matte che è brevettato. Mettiamo un pump, stavo guardando, vegan, senza microplastiche, senza parabeni, senza oli minerali, senza alcol. Anche questo è un buon fondotinta. Come coprenza, ecco, l'unica, cioè una differenza tra questi due è che questo di Catrice è leggermente più è un filino meno coprente di quello di Clinique, però come finish li trovo molto simili. Anche qui comunque abbiamo una buona coprenza. La tonalità è lo 046 Neutral Toffee di Catrice. Andiamo col correttore. Dal lato costoso vado ad utilizzare un ottimo correttore che è lo Skin Base Concealer Pen di Illa Masca, strabello, costo intorno alle 27 euro, ha l'applicatore in acciaio, viene fuori cliccando dietro, stupendo. Se riesco vi lascio tutti i link di tutti i prodotti. Questa è la tonalità più chiara, se non sbaglio, ve lo dico subito. L1, quindi dovrebbe essere il più chiaro. Ne mettiamo un goccino anche come base ombretto. Così. Dal lato economico vado ad utilizzare l'Astra Pure Beauty, correttore idratante con burro di karité e proteine della soia, idratante rimpolpante. È leggermente più caldino. Questo di la tonalità di quello di La Masca è un pochino più, leggermente più rosatina, mentre questa è leggermente più giallina. Questa è la tonalità 02. Prima blender va a stendere quello di La Masca. Seconda blender va a stendere quello di Astra. Ovviamente ne ho messo un po' di più di quello di Astra, la coprenza è più alta per quanto riguarda La Masca, però sicuramente sono due ottimi prodotti. Prendo un pennellino di precisione. Ok, quello di La Masca è leggermente più coprente, ma come finish diciamo che quello di La Masca si asciuga anche meglio, quindi andrà settato molto meno rispetto a quello di Astra, che comunque è un correttore molto idratante e quindi va settato di più. Andiamo di ciprie
e come Ciprie ho selezionato finalmente la Primed e Poreless di Too Faced con quella che mi sembrava un po' il dupe. Quindi andiamo a verificare la performance. Prendo la Primed e Poreless. Vado a settare il fondo di Clinique. Antagonista la cipria di Technique. Scusate, non vi ho detto i prezzi dell'altro correttore di Astra, mi pare costi intorno ai 4-5 euro, mentre lì la maschera avevamo sulle 27. Questa, la Primed e Poreless, siamo sulle 30-35 euro, mentre questa siamo a 1,99 euro da scontare. Questa è la Color Fix di Technique nella tonalità Cashew. Vado allora, col pennello sembra quasi più levigante questa sui pori, devo essere sincera. Adesso vi zoomerò. Questa è la situazione base, costosa, economica. Procediamo e ho già settato, dovevo fare contour, ma fa niente, io ce lo faccio anche sopra. E ho selezionato due prodotti in crema, visto che adesso vanno tantissimi prodotti in crema. Costoso il Tantour di Huda nella tonalità medium. Questo è sicuramente un prodotto che amo, cioè molto bello. Ok, ne ho prelevato decisamente troppo. Adesso speriamo di riuscire a sistemarlo. Però è molto sfumabile, cioè è difficile sbagliare perché appunto adesso vedremo, visto che ne ho prelevato in quantità industriale, lo vado a stendere. Anche sulla cipria si sfuma benissimo. Dall'altro lato vado ad utilizzare, e qui siamo intorno alle 35-40 euro, dall'altro lato Mesao da Milano One Stroke S02. La differenza tra questi due prodotti è sicuramente il pack e la modalità di applicazione. Questo è molto più freddo rispetto al Tantour, quindi va a scolpire. Ha più un effetto appunto sculpting che bronzer, e mi piace tantissimo anche lui. Costa credo intorno alle 10-12 euro al massimo, quindi circa un terzo. E anche lui si sfuma benissimo. Per chi non ama i prodotti in crema, ho selezionato anche due bronzer in polvere. Il primo bronzer è Laguna di NARS, questo è Paradise Found, però è la tonalità Laguna. Semplicemente questa edizione aveva la patina dorata qui, che poi si toglie, ma la tonalità è praticamente la stessa. E credo che costi sulle 50 euro questo bronzer. Quindi da questo lato vado un po' a fissare, a scaldare con questa terra. Sicuramente bellissima, non adatta a incarnati particolarmente scuri per quanto riguarda il mio gusto personale. Ok, quindi andiamo a scaldare e a fissare. L'antagonista è Essence con The Glowing Golds bronzer luminoso, leggermente luminoso, non troppo cotto. La tonalità 2, Good as Gold. Eccola qua. E andiamo a scaldare da questo lato. Bellissimo anche questo bronzer. Siamo simili. Ok, come ultimo step vado ad applicare il blush, sì, e poi facciamo gli occhi. Anzi, finisco tutta la base, oggi faccio così, finisco tutta la base e poi passiamo agli occhi. Allora, blush costoso, Patrick Ta, 40 euro circa.
Nella tonalità She's That Girl è un pochino, è un rosa coralloso, però abbastanza pop. E la particolarità è che hanno la parte cremosa e la parte in polvere, vanno utilizzati al contrario, quindi prima la parte in polvere e poi quella cremosa. Proviamo. È una delle prime volte che provo questo blush, quindi ho cercato di prendere un dupe tra i miei blush, però poi non so se sarà piuttosto simile, ma penso di sì. Vado abbondante perché quell'altro che ho scelto è bello vistoso. Ok, ora provo a prendere la mia Beauty Blender, vado a prenderne un po', forse esagerato, un po' in crema e vado sopra a sfumarlo. I prodotti di Patrick Ta sono spettacolari, bellissimi, anche sulle pack sanno di lusso proprio, sono super sottili, belli pigmentati, belli, cioè i prodotti di Patrick Ta sono stupendi. Ma dall'altro lato andiamo a mettere il sul matte di Corazon, quindi abbiamo più o meno un blush intorno alle 40 euro versus un blush da 5-6 euro circa, nella tonalità First Kiss, ed è bella accesa anche lei, forse un filino più desaturata rispetto a quello di Patrick. Vado a scaricare e cerchiamo di, però mi sembrava appunto, dico, sulla pelle secondo me potrebbero essere simili. Mi sa di sì. Ecco qua la situazione. Differenza di costo abissale. Io comunque vedo meno i pori in questo lato con super economico. Cioè, io vedo di qua i pori più piallati rispetto a questo lato. Ultimo step della base, vado a illuminare, proprio finisco totalmente. Da una parte utilizzerò il Dandelion di Benefit, illuminante da circa 35 euro, molto sottile, molto discreto, è una tonalità molto fredda, non è dorato, rimane piuttosto champagne freddo. Anche perché non ho tanti illuminanti costosi, quindi devo provvedere assolutamente a questa cosa. E mi sembrava simile a questo illuminante di Revolution, che è Highlighter Reloaded Peach Lights, che anche lui è freddino, però credo che abbia una componente un pochino più rosata. Adesso vediamo. Sì, proprio sì, è un pochino più rosato, mentre questo è più champagne. Questo rimane un filino più rosato. E sicuramente anche più power rispetto a quello di Benefit, che è più delicato. Questo è più evidente rispetto a questo che sembra più discreto. Passiamo agli occhi. Allora, per gli occhi andiamo a fare prima il lato costoso e ho scelto la palette di Natasha Denona, la Mini Gold. È una palette piccolissima e ha un costo circa di 30 euro. Andiamo a fare un trucco semplice. Vado ad applicare nella piega questo verde oliva. Cercherò poi di replicarlo con prodotti low cost. Nella piega vado a sfumare un po' il verde. Ovviamente appena li sfiori c'è un rilascio colore pazzesco. Sfumo i bordi con il beigeolino. Vado a prendere questo colore, che è un duochrome, e lo metto su tutta la palpebra. Così, in modo super semplice. Poi con un pennellino da precisione prendo questa tonalità, che è sempre metallizzata ma molto scura, e vado a fare una V nell'angolo esterno e sfumo verso l'alto. Riprendo il mio pennello.
voilà. Ultimo tocco, prendo una punta di questo colore oro verdino e lo metto nell'angolo interno come punto luce. Riprendo il mio scuro e vado a sfumarlo sotto. Per il lato economico ho selezionato due palette, perché comunque non arriviamo al prezzo di quella. Una è questa qui di Make Up Obsession e l'altra è questa di Winnie. Questa palette costa 5,99, questa di Winnie credo che costi 1,50 euro circa. Quindi useremo queste due. La gamma cromatica è questa per quanto riguarda Make Up Obsession e qui ritroviamo un po' dei duochrome che possiamo utilizzare in sostituzione a quelli di Natasha Denona. Prendo un altro pennello da sfumatura, vado a prendere il verde oliva e vado nella piega. Si sente sfumando che questo è un filino più asciutto come ombretto, ma noi cercheremo di creare un look finale molto simile. Ok, i verdi sono più scuri, però fa niente. Vado a mettere questo verde qui, nella palette di Winnie, su tutta la palpebra, perché è comunque duochrome anche lui, è molto bello, è molto vellutato. Poi prendo questo di sopra, un pochino più marrone, sempre duochrome, vado nell'angolo, faccio una V come prima e sfumo col pennello da sfumatura. Ok, ultimo tocco, dobbiamo trovare un oro, vediamo, molto meno brillante. Bisogna essere onesti. Prendo Hide, lo metto qui e poi sopra metto una puntina di questo verde che è un pochino più shimmer. Riprendo il mio verde scuro e vado sotto. Ecco qua i due make up, uno realizzato con una palette da 1,50 euro e una transizione, insomma l'altra palette da 5 euro e qualcosa, quindi siamo intorno alle 7 euro contro 30 euro di mini palette di Denona. Ora passiamo ai mascara. Da un lato useremo il My Toy Boy di Diego Dalla Palma contro il Lash Princess di Essence, quindi mascara da 28-30 euro contro mascara da 3 euro. Sono due mascara belli ricchi che comunque rilasciano parecchio prodotto e fanno un pochino, danno molto volume, sicuramente lunghezza, però possono appiccicare un po' le ciglia, quindi a chi piacciono ben definiti non li consiglio. A chi ha le ciglia molto molto sfigate come le mie posso consigliarli, però tendono un po' ad appiccicare, appunto, l'avevo messo nei flop dell'anno per questa motivazione e anche perché lo scovolo è abbastanza importante e non è super facile da utilizzare. Ok, una passata spinta al massimo. Facciamo la stessa cosa anche con Lash Princess di Essence. Questo è un mascara che per quello che costa dovete almeno provarlo. Questo è quello verde, il Lash Princess verde, che è il mio preferito. C'è da dire che questo di Essence ha lo scovolino più piccolino e quindi si riesce anche a maneggiare meglio. Questo è il risultato. Spero di non macchiarmi. Io li trovo molto simili come mascara, forse quello di Diego Dalla Palma è leggermente un pochino più ricco e volumizzante, tendono a fare un po' le ciglia ragnetto, a me non dispiacciono, però so che a molte non piacciono. Siamo giunte al termine con le labbra,
Quindi andiamo a terminare. E ragazze, ho scoperto una roba. Credo che siano molto simili, magari non identici, ma ho trovato un rossetto di Charlotte Tilbury, quindi 35-40 euro di rossetto, che è molto simile a un rossetto di Primark da 1,50 euro, quindi andiamo a fare metà e metà. Allora, dal lato costoso abbiamo Charlotte Tilbury Stoned Rose. Bellissimo, cremosissimo, marroncino nude caldo. Marroncino, arancino, scusate. Beh, c'è un rilascio colore. Lo sfidante mi sa che sarà meno aranciato. Mi sembrava più arancioso, invece adesso che lo vedo sarà più spento. È il lustre da 1,50 euro di Primark. Che io preferisco. È meno aranciato, però ha un finish cremosino anche lui. Ci credete che a primo impatto sono molto simili come texture? Cioè, quando vado a li sento idratanti entrambi, e peraltro quello di Primark per 1,50 euro non evidenzia le pellicine. Ve li faccio vedere da vicino. Cioè, è molto simile. Il finish è veramente simile. Bene, questo è il risultato dei due make-up. Un lato, devo fare i conti. Non sono stata brava, devo essere sincera, non ho fatto i conti, ma credo che da questo lato saremo intorno alle 400 euro. 300, e da questo lato neanche 100, suppongo, ma lo vedrete l'avrete visto sicuramente all'inizio del video, perché adesso mi vado a fare i conti. Io direi che per chi vuole risparmiare, queste sono super valide alternative. Se trovo i link e eventuali codici sconto, vi lascio tutti i prodotti che vi ho fatto vedere in questo video nell'info box. Io spero che vi possa essere utile per risparmiare oppure per provare dei prodotti high-end dei quali magari vi è piaciuta la performance. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale. Io, come sempre, vi mando un bacio gigante. Ci vediamo al prossimo video da Federica, la donna qualunque.